Ciao amici e buon 4 giugno a tutti. Centinaia di lavoratori sono rimasti senza un impiego e con una prospettiva per il futuro che resta una grossa incognita. Una bomba sociale che potrebbe esplodere a momenti e potrebbe coinvolgere centinaia di famiglie che vivono di turismo, vivono per il turismo e vivono sul turismo. Interferenze di marzo ha parlato di solidarietà, partendo da un concetto molto semplice. Chi ha avuto tanto dalla nostra Sorrento ha l'obbligo morale di restituirne una parte. Ovviamente mi riferisco a quei grandi imprenditori, quegli imprenditori lungimiranti che hanno costruito le proprie fortune grazie alla loro capacità imprenditoriale, grazie al loro staff qualificato, grazie alle bellezze del nostro territorio. Quando a marzo parlavamo di solidarietà, inteso come dare lavoro anche in condizioni precarie, senza turismo ci prendevano per pazzi. Oggi molti sono i grandi manager che ci hanno dato ragione. Interferenze è proprio questo. Vi auguro una buona giornata e scusate per la voce rauca, ma l'umidità della sera purtroppo si fa sentire. Un abbraccio a tutti.